Continuiamo la nostra trattazione del grande filosofo Bergson e direi di concludere quasi, diciamo, questa sua parabola filosofica con uno dei capolavori della sua produzione, che è il libro Materia e Memoria. Questo è un testo veramente straordinario, rivoluzionario, perché questo testo veramente ormai ha i suoi anni, ma è ancora attualissimo, perché anzi le tesi di Bergson sono state portate avanti da fisici e da grandi studiosi delle neuroscienze. Qual è il tema che Bergson tratta in materia e memoria? Sempre basandoci sul suo spiritualismo, quindi la sua critica al materialismo, Bergson cerca di mostrare al lettore che la memoria non è un mero prodotto di reazioni biochimiche del cervello, ma è qualcosa che riguarda la coscienza. La coscienza che non è il cervello. La coscienza è qualcos'altro che interagisce col cervello, come un campo energetico che interagisce con una televisione, praticamente, no? Se io distruggo la televisione, l'energia continua ad esistere. Ecco, quindi Bergson poneva molto, diciamo così, la sua attenzione su questi punti. E come faceva diciamo così, ai suoi tempi a dimostrarlo filosoficamente, ma anche da un punto di vista di ricerche scientifiche? Allora voglio leggere alcuni brani e poi commentarli insieme. Ecco, Bergson appunto scrive degli aspetti del cervello, cose molto importanti. Leggo alcuni brani. Bergson scrive: il cervello deve essere soltanto, secondo noi, una specie di centralino telefonico. La sua funzione è quella di passare la comunicazione o di farla attendere. Non aggiunge niente a ciò che riceve, ma siccome tutti gli organi percettivi inviano qui i loro ultimi prolungamenti, e siccome tutti i meccanismi motori del midollo e del bulbo hanno qui i loro rappresentanti autorizzati, esso costituisce un vero e proprio centro, dove l'eccitazione periferica si mette in rapporto con questo, con quel meccanismo motorio scelto e non più imposto. Ecco, quindi Bergson dice subito che il cervello non è la memoria, non è la coscienza, ma fa da tramite. Il compito del cervello è di mediare tra il corpo, i segnali che noi riceviamo attraverso il corpo, e la coscienza. Quindi centralino, una sorta di centralino. In un'altra pagina Bergson prosegue: riducete la materia a degli atomi in movimento. Questi atomi, anche se sprovvisti di qualità fisiche, tuttavia si determinano soltanto rispetto a una visione e ad un contatto possibili. Quella senza illuminazione e questo senza materialità. Condensate l'atomo in centri di forza, dissolvetelo in vortici che si evolvono in un fluido continuo. Questo fluido, questi movimenti, questi centri si determinano anch'essi soltanto rispetto ad un tatto impotente, ad un impulso inefficace, ad una luce scolorita. Sono ancora delle immagini. A un certo punto Bergson aggiunge: la verità è che ci sarebbe un modo, ed uno soltanto, per confutare il materialismo. Sarebbe quello di stabilire che la materia è assolutamente come sembra essere. Così si eliminerebbe dalla materia ogni virtualità, ogni potenza nascosta, i fenomeni dello spirito avrebbero una realtà indipendente, ma per far questo bisognerebbe lasciare alla materia quelle qualità che i materialisti e gli spiritualisti sono concordi nel togliere ad essa, gli uni per farne delle rappresentazioni dello spirito, gli altri per considerarle soltanto come il rivestimento accidentale dell'estensione. Questo è esattamente l'atteggiamento del senso comune di fronte alla materia, e per questo il senso comune crede allo spirito. Se dunque lo spirito è una realtà, è qui nel fenomeno della memoria che lo dobbiamo toccare sperimentalmente. Trattare il cervello come un contenitore di ricordi. La materia è qui, come altrove, il veicolo di un'azione e non il substrato di una conoscenza. Cosa dice Bergson? Dice che la memoria è la dimostrazione di qualcosa che trascende la materia e quindi il cervello, perché il cervello, essendo appunto fatto di materia, non può produrre come la memoria il senso del passato. Perché la materia, per la materia esiste sempre solo il presente. Quindi come può un qualcosa che ha realtà solo nel presente darci la realtà del passato? Perché nella memoria c'è tutto un trascorso, tutto un passaggio temporale che la materia, che vive nell'istantaneità, non può dare.
Ecco, questa è solo una delle cose. Poi Bergson ha anche analizzato, e lo dice in questo libro, persone con lesioni organiche, proprio persone che avevano delle lesioni dopo incidenti in certe zone del cervello, e non sempre queste lesioni corrispondevano a una perdita di memoria, oppure c'erano persone che avevano perdita di memoria ma non avevano nessuna lesione. Ecco, Bergson fa molti di questi esempi scientifici per mostrare che anche da un punto di vista della scienza materialista non c'è mai una totale coincidenza tra il cervello, la materia del cervello, la materia cerebrale, e la coscienza e la memoria. Ma al massimo, dice Bergson, al massimo si può parlare di una concomitanza. Bergson prosegue: io posso cogliere una melodia, seguirne la trama, posso persino fissarla nella mia memoria e non saperla cantare. Io distingo senza fatica delle particolarità di inflessione e di intonazione in un inglese che parla tedesco. Dunque lo correggo interiormente. Da ciò non deriva che se io parlassi darei l'inflessione e l'intonazione giusta alla frase tedesca. Il fatto è che lo schema per mezzo del quale noi scandiamo la parola compresa ne segna soltanto i contorni salienti. Sta alla parola stessa, così come lo schizzo sta al dipinto completo. Altro è in effetti comprendere un movimento difficile. Per comprenderlo è sufficiente realizzarne l'essenziale. Questo basta per distinguerlo dagli altri movimenti possibili. Ecco, poi qui Bergson lo puntualizza: la materia, in quanto estesa nello spazio, deve essere definita, secondo noi, come un presente che ricomincia incessantemente. Inversamente, il nostro presente è la materialità stessa della nostra esistenza, cioè un insieme di sensazioni e di movimenti, nient'altro. Per la materia può esistere solo il presente, quindi come è possibile la memoria oppure anche l'idea del futuro, no? Tutte cose che già in Agostino, quando parlava del tempo e quindi della memoria, faceva riferimento all'anima, quindi qualcosa che trascende la materia. Quindi Bergson dice: bisogna decidersi, la sensazione è per essenza estensiva e localizzata, è una fonte di movimento, il puro ricordo, essendo inestensivo è impotente, non partecipa in alcun modo alla sensazione. Ma restituire alla coscienza la sua vera funzione, non ci sarà motivo per dire che il passato, una volta percepito, si cancelli, più di quanto ce ne sia per supporre che gli oggetti materiali cessino di esistere quando smetto di percepirli. Al di là dei muri della vostra camera, che percepite in questo momento, ci sono le camere vicine. Poco importa la teoria della materia a cui aderite, realisti o idealisti. Voi evidentemente pensate, quando parlate della città, della strada, ad altrettante percezioni assenti dalla vostra coscienza. Come mai allora un'esistenza al di fuori della coscienza ci sembra chiara quando si tratta degli oggetti, oscura quando parliamo del soggetto? Ecco, qui c'è un punto fondamentale, e qui Bergson lo puntualizza. Riteniamo che dei fenomeni psicochimici abbiano luogo nel cervello, che il cervello sia nel corpo, il corpo nell'aria che lo circonda e così via, ma il passato, una volta compiuto, se si conserva, dov'è? Metterlo allo stato di modificazione molecolare nella sostanza cerebrale, ciò sembra semplice e chiaro. Perché allora avremmo un serbatoio attualmente dato che basterebbe aprire per far colare le immagini latenti della coscienza? Ma se il cervello non può servire ad un simile uso, in quale magazzino metteremo le immagini accumulate? Per il fatto che si è mostrato che una cosa è nell'altra, non si è per questo assolutamente chiarito il fenomeno della sua conservazione. L'illusione fondamentale consiste nel trasferire nella durata stessa, in via di scorrimento, la forma degli spaccati istantanei che vi pratichiamo. A dire il vero, ogni percezione è già memoria. Noi percepiamo praticamente soltanto il passato, essendo il puro presente inafferrabile, l'inafferrabile progresso del passato che rode il futuro. La coscienza dunque illumina in ogni momento, con il suo bagliore, questa immediata parte del passato che, proteso sul futuro, lavora per realizzarlo e per annetterselo. Ci sono due memorie profondamente distinte. L'una, fissata nell'organismo, è semplicemente soltanto l'insieme dei meccanismi intelligentemente costruiti che assicurano una conveniente replica delle diverse interpellanze possibili. L'altra è la vera memoria, coestensiva alla coscienza, trattiene a linea gli uni di seguito agli altri, tutti i nostri stati. E mano a mano che si producono, lasciando ad ogni fatto il suo posto e di conseguenza segnandolo con la sua data, muovendosi realmente nel passato definitivo e non come la prima in un presente che ricomincia senza soste. Quindi anche il tema della libertà,
il cervello non può essere libero di muoversi nel tempo perché è rigidamente legato al presente dalle leggi fisico-chimiche. Quindi ci deve essere per forza qualcosa che trascende questa rigidità, è la questione della libertà. E nella memoria, dice Bergson, noi possiamo trovare la libertà della coscienza che trascende i meccanismi biochimici del cervello. Ora, queste cose Bergson praticamente le diceva un centinaio d'anni fa circa. Oggi cosa dicono gli scienziati? Beh, molti danno ragione a Bergson. Ci sono studiosi che voglio citare, come per esempio uno dei più grandi fisici al mondo, Roger Penrose, e anche lo studioso Stuart Amerhoff. Questi studiosi dicono, cito da un saggio del fisico Massimo Teodorani, la teoria esposta da Roger Penrose e da Stuart Amerhoff dice che la natura della coscienza è quanto gravitazionale. Il collasso della funzione d'onda relativa allo stato quantistico dei microtubuli li correla tra loro attraverso lo spazio e il tempo, e quindi l'attivazione di questa enorme massa di microtubuli intrecciati è il meccanismo responsabile del comportamento dei neuroni nel cervello. Il modello in oggetto prevede che il network di microtubuli, sono praticamente strutture all'interno proprio dei neuroni stessi, presenti all'interno del cervello, funzioni come un computer quantistico. Le tubuline dei microtubuli entrano in sovrapposizione quantistica, mentre il collasso della funzione d'onda viene guidato dalla gravità quantistica. Cosa sta dicendo? Cosa dicono questi due scienziati? Penrose, ripeto, uno dei più grandi fisici al mondo. Dicono che la coscienza è un campo energetico, come una rete internet, che si collega al nostro computer, in questo caso al cervello, attraverso degli stati quantistici, attraverso un computer. Il nostro cervello quindi è paragonato a un computer quantistico, dove questi meccanismi all'interno appunto delle strutture neuronali riescono permettere questa manifestazione della coscienza, che riesce con questi stati quantistici che avvengono appunto a livello microtubolare all'interno proprio dei neuroni, a permettere questo collegamento della coscienza, il fatto che la coscienza possa interagire con il cervello. E questo è un processo quantistico. Quindi dopo praticamente 100 anni Bergson viene non confutato ma addirittura confermato da questi studi. È chiaro che bisogna andare oltre una fisica materialistica, meccanicistica, e riferirsi a una nuova fisica che già in un certo senso Bergson aveva intravisto. Ovviamente non poteva avere tutte le visioni perché mancavano le scoperte scientifiche, ma oggi Bergson sicuramente citerebbe questi studi. E voglio appunto concludere citando le parole di un altro libro, di Roger Penrose, ripeto, questo fisico di fama mondiale, La mente nuova dell'imperatore. Penrose scrive a proposito della coscienza: mi pare un fenomeno di tale importanza la coscienza che semplicemente non posso credere che essa sia solo un prodotto secondario accidentale di un calcolo complicato. Essa è il fenomeno grazie al quale si conosce l'esistenza stessa dell'universo. Si può sostenere che un universo governato da leggi che non ammettono la coscienza non sia affatto un universo. Io direi addirittura che tutte le descrizioni matematiche di un universo che sono state date finora non soddisfino questo criterio. È solo il fenomeno della coscienza a poter conferire un'esistenza reale a un presunto universo teorico. Quindi anche alcuni fisici di fama mondiale riconoscono che la coscienza è il fenomeno più importante, non è un fenomeno riducibile alla materia. E qui la filosofia l'ha sempre detto, no? Distinguendo comunque il soggetto dall'oggetto. Certo, con Cartesio la distinzione è diventata ancora più netta, ancora più forte, e lì la modernità cartesiana, ma Bergson ha portato ancora più in là questa visione, concentrandosi appunto sulla soggettività della coscienza, che poi non fa altro che riportarci su quello che noi siamo, cioè non esseri riducibili a un ammasso molecolare, ma qualcosa di più, qualcosa che è energia che trascende appunto il corpo stesso. Questo è, diciamo, il grande lavoro che è iniziato con la filosofia, in Bergson è andato avanti e ancora oggi sta proseguendo con alcuni scienziati che stanno appunto interrogandosi su questi aspetti.